qualcosa. Maledetto. Si chiama il male dentro, eh? Oppure pausa psicopatico. Perché il titolo originale è Psycho Break. Ah, sì? Sì. Non la sapevo sta cosa. Beh, come Resident Evil non si chiama Resident Evil. Si chiama Biohazard. Davvero? Sì. Non le sapevo sta cosa. Ci credo, non ti informi. Non mi interessa. Scarso. Vabbè. Allora. Quattro. Fammi un favore. Togli che si muove, perché questo che mi vuole in faccia mi dà fastidio. Non c'ho voglia di perdere perché questo mi vuole in faccia. Ma Riccardo non piace che le cose gli volino in faccia. No, quella che prende le cose in faccia è tua madre. Perché? Pensavi gli dicevo te, ma no, ti amo. Stefano. Stefano, sto arrivando. Quanto mi dovrò rompere i coglioni oggi? Sebastian Castellanos, all again. Stefano, ti sparo nell'ano. Capitolo 8. Questo lo credi tu. In realtà ho fallito perché non ti voglio uccidere e ti amo. Sì. Rivelazione. Pensava che volessi fermarlo, ma in realtà volevo apprezzare la sua arte e baciarlo mentre la crea. Sì. Non ho così. Meglio così. Aspetta, lo posso anche togliere, però. Non mi ricordavo che erano vestiti tutti uguali. This chase has been entertaining. But even the greatest entertainments must come to an end. The girl! Where is she? I commend you for making it this far. If perseverance were an art form, you would be a master. Perhaps not Michelangelo, but a Van Gogh. Enough art school bullshit! Where is she? The core is safe with me. I took her on his orders. But once I realized the extent of her powers, how could I possibly hand her over? What I'm doing is more important than mere personal gain. He could never understand this. He? Who is he? It doesn't matter. He won't be around much longer. Cazzo. My work?
However, we'll continue. Picasso had his blue period. I have entered my crimson period. Shit! No! No! Don't! Behold my latest creation. No! No! È appena venuto in mente un buco di trama che spero abbiano fatto. Cosa? È troppo spoiler di gioco per dirtelo. Ma non lo so. Appeso. Vabbè. Però un buco di trama che hanno usato solo adesso, mi sa. Che spero che in realtà su internet troverò informazioni che dicano no, non è così. No, si sbaglio, non è un buco di trama. Okay. Flesh. Bastard! Passare lì, ora lo so. Why mi da, perché mi da questo? Non mi dire che hanno aggiunto nemici in sta area perché mi incazzo. Cosa coprire? È la roba che ho quei frammenti. Cazzo.
Parte facile è andata. Fastidiosissimo che non posso prendere quello. Ho usato tutte le chiavi. No, ne ho una. Cazzo, l'ho preso. Boh, non è importante usarla adesso, la userò dopo, tanto sono pieno di risorse. Infatti finirà con un buco in testa. Oh, cazzo, la sapevo. Un'altra volta, non oggi. Cazzo. Perché c'ho un pompa della Madonna. Mi ha mancato, ma non ho neanche visto dov'è. Mm-hmm.
Oh, quella roba mia. Bastardo. Aspetta. È stata una bruttissima idea. Donna santa, è fastidioso questo bastardo. Mi aveva preso in pieno però. Cosa devo capire? Cosa devo pensare? Di cosa? Di questo. Ma non so cos'è. La faccio. Ah, ok. Penso. Bello. Non so se vale la pena aspettare una figlia. Pazzo. Quindi che almeno non me l'ha usata, lei invece me l'ha usata. Ok. Ok, va bene così, avevo usato troppe risorse. Qualcosa, amore. E vabbè. Andiamo a mangiare. E vabbè. E allora fatti qualcosa. E allora non mangiare. E allora fatti qualcosa. E allora non mangiare. Adesso ti tiro i capelli. Mi picchia. Mm-hmm. Mi molesta. Mm-hmm. Mi serve l'andesito. No, sbaglia direzione. Non mi ricordo più dove cazzo è uscito. Ok. Destroy my work?
You expect me to bend to your will? Just like them. Thinking they could sculpt me into what I am not. What they created in here. It's marvelous. They wasted it. Because they had no imagination. Because they are not artists. They want to control me. Manipulate me. You want to stop me. But you have failed. Because with the power of the core, I can create my art forever. You cannot have her. You will do nothing with her power. You are an uncomprehending Neanderthal. She's useless in your hands. Ho perso qualcosa che non avevo raccolto. Non era importante. Consiglio, non mi sa, di usare qui elettrici mettendo tutti i fusibili. Non è da usare gli elettrici per stannarlo, così posso fare più danno facilmente. Come on. I'm waiting. My next piece may make the full absorption of her powers, the subjugation of her will. It will be art in every sense of the word. But what is art without an audience? I need you here to make the peace complete. That's not how it's gonna end. Come on! Show me what you've got! Show me what you want. Your death will be art!
It's time to do this. Take. You're on it. Però se ti fai fregare anche in questi casi sei un po' scemo. Merda, non mi tocca se ne fa voluto. No! Madonna, sono visto con questo, sono fottuto e basta. Non la sta smettendo di fare questa minchiata. Ma
L'ho mancato! Perché? Ero appiccicato, troppo appiccicato. Tostino. Si sente la difficoltà al quale stiamo giocando, però non potenziamenti, brutta cosa. Ma io quell'area non l'avevo ancora vista. They are not artists. They want to control me, manipulate me. You want to stop me. But you have failed. Because with the power of the core, I can create my art forever. You would do nothing with her power. You are an uncomprehending end of all. She's in your hands.
Where did you go? Cominciamo a essere toccati pure in questa fase, è un problema però. Forever. Leave me.
No! È difficilissimo, come fa questa cosa? Neanche dov'era. Madonna. No. Non ne vale la pena per come sta andando. Sì, ci metti... Ok. Carino? Mm-hmm. E qui c'è la piscina là, e l'ho fatto anche di qua. Qua però c'è la piscina e di là c'è il giardino. Semplicemente perché mi era più comodo vestirmi nella piscina rispetto a... Mm-hmm. Ah, un cazzo. Così. Non c'entra niente. Così. Ti sei messa a cantare totalmente a random. Ok. Sono uno zombie. Forse adesso c'è qualcosa. Ti immagini? No, parlo con me stesso. Più che altro con gli spettatori che non ho. Classico. No, cazzo di niente. Ma cosa? Se mi gira... nel primo gioco capita che a volte ti fanno iniziare in una zona. Ti gira e c'è il collezionabile. Semplicemente non te lo fanno vedere in inquadratura quando spawni. E io l'ho fatto, e mi è successo. Poi c'è stato un avvenimento importante che ha cambiato l'aria. Io ti immagini se adesso che torno indietro c'è, invece non c'è.
devo mettere tutte e due le cuffie per sentire bene dove sta il boss, perché sennò non ce la faccio. L'audio qua è importante. Sono cacato in mano. Siete teletrasportato pure, sto bastardo. Che c'è? Dico, ogni tanto mi sembra di vedere zombie o creeper all'interno degli hotel. Ma in generale vivono qui, fanno parte del villaggio. No, perché ogni volta che fa questa minchiata? Non riesco a evitarlo. No, di... vabbè. Non riesco a evitarlo.
0 e porto 0. Devo iniziare a portare questi e basta. No! Madonna, che palle! Se lo manco pure, sono fottuto. Vabbè, qualcosa mi ha bloccato. Cosa? L'ha stannato. Vabbè, il gioco non l'ha contato. Non riesco a superare lui. Ottimo. Penso non metterò più alto perché ci possono sentire. Basta che ci fai un archetto. Facci l'archetto. Basta che chiudi sopra. Collega il muretto con... No, perché poi non ci passiamo più. Sì, invece. Ah, tu dici... Eh sì. No, no. Ma... piuttosto ne metto due. Che c'è? Non so come liberarmi l'inventario. Ah, lo shulker. Guardami il shulker, tesoro. Ne hai due, se tu sei problematico non è colpa mia. Ne ho due, ma che due, ne posso buttare tre. He's gotta be here somewhere. You dare to destroy my work? You expect me to bend to your will, just like them, thinking they could sculpt me into what I am not, what they created in here. No, it's no, marvelous. They wasted it because they had no imagination, because they are not artists. They want to control me, manipulate me. You want to stop me. But you have failed. Because with the power of the core, I can create my art forever.
You would do nothing with her power. You're an uncomprehending man. She's useless in your hands. Azzurro e l'altro rosso. Quale faccio, rosso e quella azzurro? Scegli tu. Io direi fuoco rosso su quello che ha le sedie di lei. Eh? Hanno entrambi le sedie di lei. Ma ok, niente allora. Vabbè, guarda, fottiti, va. E beh. Fight.
Ah, proprio così, ok. Scazzata fatta. Amore, sarei in una boss fight. Sì, è quello che avevo già fatto io. Non avrei mai schivato, non avevo stamina. No! Vabbè. No. Ok. Si capisce un cazzo di quello. No, no, adesso, amore, dopo. Ok? Dai. No. No, all'ultimo il bastardo. E vabbè. Fastidio che togli tutta la vita, porca vacca. Eppure. Madonna.
no sense in running. What? Shit. You can't hide forever. E questa era la boss, poi. Ora devo solo arrivare al punto giusto dove salvare. Se muoio devo rifarmi la boss fight. Madonna, l'hanno reso molto più duro e difficile. Ed è molto più gustoso così. Dura di più. Non concordo. Hai ragione, perché è meglio che un personaggio che è molto figo, che c'è per metà gioco, tu lo distruggi così. E beh, se giochi facile è così, se giochi normale è così. Anche in incubo è così. La colpa è loro. No, per goderselo a pieno bisogna non potersi potenziare, punto. Quanto è figa sta scena. Lily! Lily! Don't be afraid, honey. It's me! Dad! Però sto costruendo Minecraft. Dad! Poi vi faccio vedere il mondo in casa. Che è bellissimo. Honey! Honey. Poi vedremo un attimo cosa fare. Myra. I'll be out here for you. And someone else will be in there for you. You get it. She knew about Myra.
sfrutto per farci le case dei villager. Sfrutta. Ma se no la faccio buttare giù adentro. Sfrutta. Sfrutta anche lo faccio a seconda della guida. Lui dice che sarebbe meglio salvare lì. Io sono d'accordo, però non mi ricordavo quando era lì. Where is this place? Non mi ricordo di tutta quest'area come era fatta. Ho fatto il giro.
looks like they were burned alive. Torture devices. This place is almost medieval. Non mi ricordo se questa è la strada giusta o l'extra spot. Porco il cazzo. Arrivederci, grazie. Ci metto solo i letti dei villager, tanto non case loro. Giusto? Dei villager ci metto solo i letti su. Vedi tu? Mi sono cacato in mano. Non ricordarmi più come era fatta stare. Finché non aiuta. Ah, ma è chiuso qui. Ok. Ricordiamoci, facciamo una siringa. No, questi sono utili. Questo è utile, mi correggo. Non ricordo quale varie porta questa sinistra, forse mi ricordo qua. Ma
così tu non bruci. Però esplode. Ah, ok, pensavo che tu fossi morto invece. Beh, se sei scemo, sei scemo. Non c'è niente di male. Io penso che queste poi si possono aprire, quindi... Questo lo devo far fuori. Questo lo devo far fuori. Qui ce n'è uno. Ok. Questo li libera tutti. Purtroppo è da fare, non è che... Penso che il metodo per usare meno risorse possibile sia effettivamente quello che ho appena fatto. Liberarli e sniccarli uno ad uno. Si alza centro. Ah, proprio me ne freghi sta tua. Adesso lo faremo fuori instant in questo modo qui. Così non sprechiamo nulla. Le case qui funzionano. Vengono i village? Eccoli.
Ah, ottimo. Il problema è lo zombie là, guarda. Si mettono ad attacciarsi perché c'è un blocco di distanza. Cioè... Bisogna mettere le torce lì. Sì. E bisogna... farne un'altra là. Sì, bisogna fare in modo che sia off limits la collina sopra per i mob. Poi per noi va bene, magari ci costruiamo sopra. No, sopra ci voglio costruire, voglio fare una... Sì, però bisogna renderla chiusa i nostri. Tu probabilmente ci faremo... Dove cazzo sono? Che sono ancora qui dentro. Non lo so cosa succede. Per ora... Sai che se stai dicendo qualcosa io non ti sto ascoltando, vero? Ho detto mm-hmm. Qua al centro lì c'è già una scala qui, vedi? Eh? Qui al centro farò una scala che porta su, quindi aprirò questo. E in direzione di questo, come in quel caso, ci sarà un'altra okay. casa dei villager. Però là c'è già un buco, perché? Perché c'è una caverna. Giù, ma è piccolissima e l'abbiamo già esplorato. Ok. No, non di nuovo. Mi odiano così tanto. C'è di nuovo la troia che fa col coltello che se ti vede ti rincorre come una satanata. Penso che il modo migliore sia... Ok, qui c'erano quattro villager e stanno facendo l'amore, guarda. Sono felicissimi nelle loro case. E succede. Quanto grande sarà ormai il villaggio sulla mappa? Se vuoi apro una mappa. Qui lo devo aprire. Ma poi non serve più tenerlo chiuso. Sicura? Ho sbagliato un muretto. Sei sicura? Sì, sì. Sei sicura al 100%? 120. E se muoiono tutti i villager? No. Vabbè, là sei scema però, Sono stronzo, è ben diverso. Quando imparerai a non usare i cazzo di picconi di diamante? Per staccare le cose in legno, dovrò per forza. Allora, rischio di nuovo di creparci e di ricominciare tutto per le ultime poi in realtà 30 minuti 40 però il maito io devo dare stealth. Io quasi quasi qui rischiare in questo momento. Però io non dubbio, non è questa la sala principale, vero? A me sa di sì.
prossimo faccio un'altra. No. Godo come un porco, l'ho uccisa e si corre. Sto sudando in una maniera. Madonna, odio quel nemico. C'ho la caga ogni volta che lo vedo. Bella Lorenzo, scusa se non ti avevo visto. Benvenuto Lorenzo, benvenuto. Scusa, ma quando c'è quel nemico là, quello che fa quello là, io devo concentrarmi, perché l'ultima volta mi ha ucciso 7 volte di fila. Ho dovuto rifare le ultime 2 ore di gioco e proprio non mi va di nuovo, grazie. Ho sudato in una maniera pazzesca. L'ho uccisa come un pro facilmente in realtà, per carità, però madonna sti due, dai, vedetemi almeno, facciamo prima. Ma l'ho mancato di brutto. Fa niente, sto bene, sto bene. Cosa? Chi? Te sei nuovo, non c'eri prima. Vabbè. Mi aveva missato. No, 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 no. Ok. Ok, sto bene, sto bene, sto bene. Pompa perché non ci voglio crepare, grazie. Tu prima non c'eri. Vabbè, l'ho missato nonostante avevo la testa a 2 passi. Tu prima non c'eri, bastardo. Ok. Ora posso con calma aprire qui le casse, le cose, perché non mi fidavo con a 2 centimetri quella là. Questa è otto. Sì, ma che ho sentito un nemico. Ah, eccovi dove eravate. E che cosa? Cosa? No, no, ricominciare proprio no, ricominciare proprio no, non me la rifaccio mezz'ora di gioco. No, 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 no. Schiaccio pure, bastardo. Che... Allora, il gioco, senza essersi potenziati, è divertente. È difficile... Cos'è questo rumore di sottofondo? È difficile e divertente, sinceramente. C'è un minuscolo problemino, ma proprio piccolo piccolo.
Ok, non posso potenziarmi la salute, ma non mi sembra giusto che un nemico del cazzo base mi possa togliere tutta la salute in un colpo come ha appena fatto. Ora, io non so se era se è stato un bug, se l'animazione di lui mi ha fatto ittare dal colpo dell'altro e non l'ho visto, o cose del genere. Io, come uno stronzo, mi rifaccio 10 minuti di strada per recuperare una siringa. Aggiungerei come un povero stronzo. Secondo te quante di quelle col coltello sono rimaste ancora in gioco? Penso ne erano 15. No, 15 no. Sono a metà gioco, amore. Da allora una ventina. Guarda che finora io ne ho incontrate 1, 2, 3, 4 più altre due che non ho calcolato perché non volevo andare lì. Una me la ricordo sicuro che manca, poi le altre non lo so. Cazzo. Eccola la siringa. Ottimo. Quindi 4 siringhe, colpi ci sono. Questo devo ricaricarlo. Il cecchino è una manna contro quella troia. Qua ho pochi colpi. Gioco a calcio con i teschi intanto. Ma io dovrei andare lì. Ah, io dovrei andare lì, no? Ma a me. Di andare lì frega cazzo, questo da dove spuntare? Prima non c'è. Ma neanche questo prima c'era. Sono coglione io. Io continuo a sentire suoni brutti intanto. Ma in che area sono finito? Ma sono nell'area iniziale, aspetta. O era un'area extra che non avevo ancora visto e non so come. No, no, ero nell'area iniziale. Ma non avevo visto oggetti nell'area iniziale. No, area iniziale dell'area. È un open world per certi versi, sai? Puoi tornare nell'area iniziale del gioco. Mi ero perso perché, come ho detto, 10 minuti di strada per una siringa. Ma ne vale sempre la pena. A sto punto l'unico che sento è questo qua murato che non mi può più dar problemi. Eccoci qua. Ah, volevo vedere perché mi sembra che ho preso tutto lì. La chiave ce l'ho. Cosa c'è qui? Questa è un'area nuova extra. Non c'è una buona idea avvicinarmi adesso alle case, vedo sei creeper. Forse questo è il file che non ho mai raccolto. Chi lo sa. Sembra non esserci nient'altro. Ok, a posto. Penso che possiamo proseguire. Sento comunque versi bruttissimi. Ma penso sia il sottofondo di gioco a questo punto. No, questi erano tutti da ammazzare, non avrei mai potuto fare questa cosa. Quindi...
Dopo che muni della pistola. Ah no, vedi, era qua l'area delle porte allora. Un'altra siringa che non mi serve, perché prima ho fatto 10 minuti per andare a prendere quella che stava lì dietro. Quando cazzo... No, questo lo devo controllare. Quando cazzo arriva la borsa per aumentare di più le siringhe? Poi vedi, non c'è in questa modalità. No, c'è, l'ho già preso da prima. È l'unica cosa che può potenziarti il quanto vuoi trasportare. Durante il capitolo 11. Sono al capitolo 9. Grazie gioco. No, il vero problema è più avanti, fidati, adesso è facile. Mm-hmm. Cioè io ho finito la parte facile in teoria. Perché le due parti più difficili del gioco ancora le devo vedere. E mi ricordo che qua. No. C'è sicuramente uno sotto il letto qua, mi ricordo. Questo è il metodo per entrare lì. Questo si rialzava. E che non me lo ricordavo che l'avevano vestito apposta per far credere che non si potesse rialzare. No. Via. Mi ricordo queste cose, stronzo. Non mi freghi sulle cose che già conosco. Cosa odi, i bambini? E i carini. Odio i bambini e i creeper. Capito Twitch? Cazzo se odio i bambini e i creeper. Grazie a Dio che era tutto in cobblestone. Sarebbe distrutto tutto. Questo lo voglio vedere perché non me lo ricordo, volevo... Sono scappato perché sono scappato. Oh, due piccoli. Per questo sono porta, cazzi loro. Andate a morire. Penso sia questa. Non ne sono sicuro, ma potrebbe essere. Però mi fa strano, qui c'era un buco. Manca ancora quello che stava sotto al letto. Ok, non c'era uno che stava sotto il letto. Quello si rialza. Non oggi, amico. Non oggi. Mi dispiace, ma riconosco questi trucchi. Oh! Borsa per le munizioni del pompa. Ah no, solo munizioni del pompa. Vabbè, ci ho sperato troppo, scusa.
Scusa amico, riconosco il tuo modello. Beh. Ah, mi sa che ho confuso quello sopra il letto con quello sotto il letto, vabbè. Succede che ti sei rotto la schiena. Non so se in italiano c'era questa cosa della sua voce sotto. No! Ma che... Sono morto, devo rifare tutto, ciao, arrivederci. Perché? Perché un nemico che... Oh, a cui ho sparato due colpi, io ho missati entrambi, mi ha dato due spallate uccidendomi. Devo rifare la boss fight, devo rifare quel pezzo. Sì, sì, amore. Che cazzo hai fatto a missare? Non lo so, forse questo nemico è il primo che quando ti corri incontro invece di fare così, fa così. Ok, che bel nemico simpatico. Lo chiamerò Arturo. Devo tirare sempre i dardi elettrici per stannare i nemici e poi pensare, sempre. Chiamalo Arturo. Arturo. E rifacciamo la boss fight. E facciamo... devi fare anche la tipa. Assolutamente. Vabbè, so come farla ormai. Però. Cioè, l'ho ucciso con due colpi, eh. Tre se vogliamo contare quello per tenere la ferma. La vera rottura è da boss fight, altro che. È quella difficile. È quella per il quale ho sprecato mezz'ora inizio live. Quella difficile, sei arrivata nel punto di... Penso che tutte le boss fight in questa difficoltà siano difficili, visto che questa nel è una senso, boss fight semplice. La prima era quella del tipo che piace a te, Stefano. È questa. Ah, posso vederla? No. Ti imploro. No.
Ti prego. No. Ti supplico. No, quando toccherà a te, punto. Ti preghicchio. No. Non è neanche la prima quella di Stefano. Io ho già fatto praticamente due boss fight. Per me la prima è quella di Stefano. Non per il cazzo. Ho già sentita 7 volte oggi, smetti di dire la sta battuta. Puoi saltare? Eh? Dico, non la puoi saltare? No! Perché non tutto lo puoi saltare in questo fottutissimo gioco, come giusto che sia, ti devi rompere i coglioni sui dialoghi dei personaggi, perché non li puoi saltare tutti. Eh? Che c'è? Dico, è un gioco di merda se in una moda... Salve, benvenuta nei videogiochi, metà dei giochi sono fatti così. No, dico, che non puoi saltare tutto. Del genere. Non gli cambia niente? Al gioco cambiano solo le statistiche di quello che puoi e non puoi fare, non cambia il gioco in sé. Invece, perché no, magari le battute non puoi salvare andando avanti, no? Eh? Quindi in una tu sei andato avanti, le battute, ci sei? Sì. Una persona normale finita la boss fight salva, ok? Così fine, salvato, battuto la boss fight con fortissimo. Tu non puoi salvare, esatto. Di conseguenza è giusto che tu possa salvare. No, mi frega niente. Devi romperti i coglioni. La modalità è fatta per questo, rompersi i coglioni. E in generale, quando anche se quando rigiochi il gioco, stai rigiocando il gioco per fare un'altra run. Pensi che ti fanno saltare le cose? No! Ma questo è il 90% dei videogiochi, eh. Anche Metro. Metro, nei miei ricordi, non puoi saltare neanche un dialogo. E sono tutti filmati finti, perché sono filmati in game dove puoi muovere la visuale, a volte muoverti tu, e quindi sono tutte cose non saltabili. Sono 4 i filmati che puoi saltare in Metro. Non intendo in generale, non puoi saltare, non puoi saltare. Io intendo in una modalità. Non è che sto dicendo lo voglio saltare, punto. No, pretendo proprio di saltarlo. Non sono cose saltabili per il semplice fatto che non sono filmati. Sono roba in game. Eventi scriptati che funzionano così, punto. Io che non posso aprire la porta finché lui non finisce di parlare. È un evento scriptato, non è un filmato, non è saltabile. Ho sbagliato. Eh? Di un blocco. Ho sbagliato. Right, di un blocco. Che succede? Che succede? Eh? Che succede? Che ti senti? Non ho fame. E mangia! Voglio di mangiare! E vabbè, sei coglione, appunto. Hai i cosi, oh. Le gocciole, mangiati le gocciole. Vuoi ordinare la pizza e le patatine? No. Pagavi tu con quegli 8 euro. Ah, io ce l'ho già. No, perché non credo, dobbiamo andarci al mercato, ricordo. Quando? Quando? Domani, dopo domani. Perché tu te la senti. Oh
Anche che bello crepare quando praticamente eri vicino a dove dovevi salvare. Non si ricomincia. Vecchio amico mio. E dai, c'era il... Io lo odio quando fa quella mossa di merda, una mossa del cazzo. Come se non... bastasse. E vabbè. Un po' sprecato. No, vabbè, questa è stata divertente. Lui parla durante la boss fight. Stava dicendo: non puoi nasconderti da ciò che non puoi vedere. Solo che gli ho sparato in faccia e ha detto merda. Che però in realtà ha detto damn it. Quindi you can't hide from what you... damn it! No, no, la mossa del cazzo. Ok. Mi è missato, stronzo. Damn it. Fatta di nuovo. Oh, quando vai in seconda fase, stronzo? Spero fra un colpo. No! Sto bastardo ha fatto la finta di sta ceppa di minchia. Alleluia, seconda fase. Con meno munizioni della prima volta, perché ovviamente pure che se non posso missare. Se lui fa le finte di merda. Ok. Allora, devo preparare per... No, devo preparare questo. No! Me l'ha tolto, il bastardo. No. Godo. Nato. Bastardo, ti ho messo troppo. No, 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 no. Vabbè. Tanto devo fare sulla boss fight. Comunque no, semplicemente il suo attacco che non riesco a schivare la metà delle volte. Perché non puoi schivarlo, puoi solo sparargli o avere un culo della madonna. Ma se non ho l'arma in quel momento... Perché cambio armi, sai? Mi piace sempre la stessa. Bastardo!
No. E vabbè. Senti, mi faccio ammazzare, mi sono rotto le palle. Non... È un tentativo di merda, non c'ho voglia, voglio rifarlo meglio. Che due coglioni. Perché dovevo per forza morire lì? Non serviva a morire, gioco. No, perché cazzo, se mi metti finora il 90% dei nemici che hanno la testa dritta, perché quando quello mi rincorre mette la testa tutta storta che io non riesco a colpirlo? Così non riesco a colpirlo. Grazie. Cosa ti aspettavi, scusami? No, coglione. E poi ci sono tanti modi per farla come non si deve la run, perché io la sto facendo normale. Posso mettermi la stamina infinita, la super forza, tutte quelle cose, posso fare il glitch che mi permette di giocare in qualsiasi modalità voglio, ma viene contata come classica. Potrei fare quello cazzo che voglio, pure la sto giocando seriamente. Comunque tu dici una modalità dove devi rifare ancora la stessa cosa. Ti devono per forza dare il tasto per saltare. No, è la tua punizione. Tu non dovresti morire, dovresti farlo tutto di file. Perché è così e punto. Salve, Outlast 2 è finito in 7 ore. E ci sono morto. Ma tecnicamente il 90% dei giochi sono stati fatti pensandoli di farlo in una run sola. Basta pensare a Resident Evil 1. Sai, non si poteva salvare nella prima versione. Era un cominci e qualsiasi punto del gioco tu muori devi ricominciare da capo. Così erano i giochi. Dal 90% i primi erano tutti così. Il salvataggio è nato per i nabbi, punto. E mi sta bene, mi piace salvare.
Vado così velocemente che le voci di lui e del protagonista si sovrappongono in questo momento, sempre bello. Mi prude l'orecchio. Ok. E vabbè, mancato per un millimetro. Sorry. Che cazzo è? Non so. È uno zombie. Strano. È uno zombie di quelli dell'acqua con le armature. Penso. Vai a vedere. Sì, è uno zombie dell'acqua con l'armatura dorata. Il filo in mano, quindi da un effetto. Madonna, che problematica che sei. Ok, seconda fase, veloce, ottimo. No. Amore, lo giocherai, madonna. Non è la più forte. E invece sì. Dopo sarò troppo concentrata, non riuscirò a batterlo. E allora quando avrai finito la tua run, guarderai la mia live. Contenta? Doppio hit. No! Dio benedica che mi ero appena siringato, questa era una morte. No! Tu hai rotto le palle di fare così. Ma di brutto, guarda, mi suicido. Mi hai rotto le palle di fare questa cosa. Che palle, che fastidioso, madonna.
Prima fase sono un emerito coglione, seconda fase muori perché lo dico io. Palle. Devo permettere di giocare quella la seconda fase senza piazzare dardi elettrici ogni 2x3. Appena entra in seconda fase, finito con quei cosi, tentacoli elettrici, instant. Sì, tentacoli elettrici, dardi elettrici, sono rincoglioniti. Lo giocherai in italiano tu? Lo giocherai in italiano? Il primo lo devi per forza giocare in italiano. Non c'è l'inglese. Penso se metti la PlayStation. No, non c'è comunque. Già testato. Perché avevo un problema di copyright, di che cazzo ne so io. E tipo l'unico modo per averlo in inglese è essere letteralmente in America o in Inghilterra. Mi sa che anche in America in realtà, mi sa in Inghilterra e basta. Come non lo so. Se per questo mi sa che manca anche il giapponese, non lo so perché. Eh? E beh, il giapponese è la lingua originale però. Ah, adesso si spiegano tante cose. Cosa? No, adesso che hai detto che la lingua originale del giapponese si spiega non fa pericolo. Di copyright? Sì. Ok. Sì, ma nel 2 puoi. Eh? Nel 2 puoi, nel 2 ci sono tre lingue. Evidentemente hanno pagato poco gli inglesi. Ti spiego. Quando i giapponesi passano le cose, che sia un videogioco, come un anime, come un film, te lo passano in giapponese. Ok? Ovviamente, voglio dire. E poi ti dicono: ok, puoi metterlo nel tuo paese, ma con i sottotitoli, perché tu mi hai pagato tot. Oppure mi paghi tot e io ti faccio fare il doppiaggio, altrimenti non puoi. Quindi, letteralmente, i giapponesi si tengono il monopolio di certe cose, perché loro si fanno pagare tutto. Proprio tutto. Sei comprato la versione di... la versione francese, tedesca, italiana o spagnola di Dave Within, non sarai non potrai giocarlo in inglese. Sì, perché evidentemente l'Europa ha pagato meno e quindi hanno non hanno la versione inglese. Cioè, hanno la loro versione perché hanno pagato per tipo doppiarlo, punto, fine, basta. Non hanno pagato per avere altre lingue. Che coglioni. È un po' come quando fai film, devi pagare, no? Ok, ma tipo va bene con la mia versione di disco di The Wifin 1, ma con la versione digitale? Sì. Ma se io, cioè... La Play è registrata in Europa. No. Però se io l'avessi comprato nello store americano, se tu l'avessi comprato nello store americano avresti avuto il gioco. Avrei dovuto farlo. Ma penso sia illegale. E poi per avere lo store effettivamente americano devi essere in America e pagare con i dollari. No, se tu metti che. Se tu cambi le informazioni del tuo account, no, ti metto lo store americano. Comunque che abiti in Europa. Shit. Speedrun.
per annettare. Quella pizza mi volevo ordinare l'ultima volta e non ho potuto. Non lo so. Costava 8 euro, vero? Te la vuoi ordinare? Sì. Vabbè. Spendo gli ultimi 8 euro, da. Sì, la mangi solo tu, però. La mangi solo tu, però. Sì, una pizza tutta per te. Eh? Ordina allora un'altra pizza, ma che cosa? Eh? Ordino due pizze meno costose. Non ce la fai neanche nella vita a ordinare due pizze con 8 euro. Perché la tua ha detto 4,80. Non lo so. Fai fatto che tranquillo, non stare che la mangi. Sopravvivrò. Show me what you got. No, io non capisco perché fare questa animazione del cazzo, però ok. Eh? Dai, il diablo. Ma non per me, tranquillo. Il diavolo. Vabbè, lasciamo. Culo. Questa hit è stata puro culo per quanto mi riguarda. Ah, eh? 50 per 50 centesimi non la posso prendere. Beh, chiedi se puoi dare gli ultimi 50 quando arriva la pizza. E vabbè, m'ha grabbato. Prenditi la tua? No, bene, prendo un'altra. Quanto costava la maxi? Eh? Quanto costava la maxi? 20, 14. Ah, ok, niente. Se no ne prendevi una maxi così mangiavano tutti e due come dei drogati. Troppo. Bastardo. Ah, ho schiato il culo. Ok. Così senza neanche muore. E vabbè. Ma perché ogni tanto sembra che ci vanno più fottutissime hit? Stavolta per 10 centesimi, ma fa fanculo. Alleluia. For this, prepare to die. Perché deve per forza fare questa minchiata? Oh, si comincia. Non
voglio credere, per 20 centesimi. Eh? Cosa? Per 10 centesimi. Che palle. Poi chiamo contanti e poi io te li do. E come mi glieli dai? Li tiro dalla carta e te li do. Donna, che palle. Non so neanche come si ritirano. No, tu sai come si ritira? Vieni anche tu, quindi. Per forza, se devo ritirarli. E di... Donna. Merda, ora che adesso carica. Meno male. Ok. Ah, proprio. Ah, mi ha ucciso? Ok. Quindi stai ordinando? Da pagare in contanti. Ma ordinati la tua e basta, madonna. Enough of this. Serious. Benvenuto, welcome. Perché ti vengono tutte 5,80, no? Sai cos'è o stai prendendo una cosa puramente? No, qua è una margherita con i funghi. E la vuoi sicura? Sì, no, però sotto lo specchio. Eh? Metto sopra lo specchio. Ok. Sono precisa. Rientro precisa, ma avanzano 2 centesimi. Poi non ci compriamo qualcosa. No, ho preso le patatine fritte per una in due. Dividiamo. Hai preso pure le patatine? Ma grazie al cazzo che non potevi scegliere la pizza, se... Ma sei rincoglionita! Tanto non rientravo comunque con la tirolese per quei 20 centesimi, quindi mi sono incazzata. Ho detto, sai cosa? Allora mi prendo le patatine fritte con la pizza, vaffanculo. Beh, è già aperto. Perché sennò mi sarei presa la tirolese e neanche le patatine. Vabbè, mi sono preso le patatine da mettere sopra la pizza. Vai tu a prendere la porta. Sì, perché hai paura? Di che? Non lo so, mi fa paura. Ma chi? Non sai neanche come è fatto. Magari un ragazzino che sta facendo le consegne. Madonna. Io ho preso la pizza, quella con i funghi, la tua diavola. Tu sto volendo la diavola, no? Sì, strano. E le patatine. La faccio arrivare per le... Il prima possibile. Ho fame. Tu non hai fame? Quindi diavola normale e comune normale. Ovviamente. Sai che chiudo la live perché tanto prima. Cioè quando arriva la pizza non ha senso che continuo. Ma io chiamo mio padre. Eh? Ma chiamo mio padre. Non devo staccare quindi. Madonna santa, proprio. Cioè, a me se.
All right, where the fuck did you go? Of her powers, the subjugation of her will. It will be art in every sense of the word. But what is art without an audience? I need you here to make the piece complete. That's not how it's gonna end. Show me what you've got.